Cecconi, presidente di zona soci di Coppa Alleanza, e questa mattina abbiamo presentato un'iniziativa che si svolgerà giovedì 17 novembre. Nello specifico COP ha da subito voluto esserci in un'iniziativa di alto valore sociale perché è sua missione dare voce anche e sostegno a tante realtà locali che non sempre riescono ad essere portate in un piano di comunicazione positivo. Presentiamo un libro di Matteo Guidi, un libro di ricette particolari perché è un libro che al suo interno narra tante storie. Nello specifico in questa collaborazione COP si è messa con le scuole, gli istituti scolastici Santa Marta e l'Istituto Mengaroni e la casa circondariale con la quale già in passato abbiamo collaborato. Vogliamo dare comunicazione, educazione, rispetto e legalità. Passo la parola a Silvia Sorisio che è consigliera di zona soci di COP per entrare nel merito dell'iniziativa. Grazie Marta, ho avuto l'onore di vedere realizzato comunque un progetto che nasce da un'idea appunto all'interno del Consiglio di collaborare appunto con il mondo della scuola e anche con il mondo delle carceri attraverso appunto questa iniziativa che ha come filo conduttore il cibo. Sono ricette che sono nate in carcere, realizzate con degli strumenti che possono utilizzare i detenuti in carcere di massima sicurezza. Il libro nasce 3 anni fa all'interno del carcere di Spoleto, quindi l'autore stava svolgendo dei laboratori visivi con i detenuti e quindi all'interno di questi laboratori, quasi come un brainstorming, è nata l'idea di parlare appunto del cibo e della quotidianità nelle carceri italiane. Il libro è edito da Stampa Alternativa, Nuovo Equilibrio, ed è reperibile alle librerie COP. Sono stati realizzati 2 video, quindi un video della presentazione degli utensili e un altro video invece l'applicazione di questi strumenti per la preparazione delle ricette. Questi 2 video erano presentati alla presenza poi dell'autore, giovedì 17 alla Sala Pierangeli della provincia, alla presenza appunto delle scuole. Sono il professor Carloni Cristiano del liceo artistico Mengaroni di Pesaro. Ci occupiamo con il nostro laboratorio di filmica, di problemi che riguardano il territorio e anche cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi ai problemi sociali e anche alla legalità, all'educazione alla legalità, agli aspetti che riguardano la disabilità. Siamo qui appunto con la classe 4F che deve realizzare il video sulle ricette create dai detenuti. Sono Federico Fontana, realizzeremo un corto che durerà all'incirca 3 minuti su delle riprese fatte qui a scuola all'Istituto Alberghiero, mentre i ragazzi di alcune classi cercavano di portare a termine quello che il loro prof gli aveva diciamo chiesto e con diciamo metodi un pochino più semplici di quelli che sono scritti nel libro hanno cercato di cucinare queste ricette e noi cercheremo di realizzare un bel video che possa rappresentare tutto ciò. Sono Vincenzo Erario e sono detenuto nella casa circondariale di Villa Fastigi qui a Pesaro. La nostra partecipazione è legata alla costruzione di alcuni oggetti usati, artigianali usati per cucinare. Abbiamo costruito una grattugia a maniera artigianale ricavata da un coperchio di una pentola bucata con una puntina, le forme per fare i cannoli siciliani che sono previsti nel menù attraverso il manico ricavati dal manico della scopa, il coltello fatto con la formica, l'utilizzo poi dello stipetto come una sorta di forno per cuocere lasagne allo stipetto, che è il primo piatto della ricetta che verrà presentata il 17. Sono Francesco Annibaldi, sono ospite della Casa Circondariale di Pesaro e insieme a Vincenzo ho partecipato alla costruzione di oggetti di fortuna che nascono dall'arte di arrangiarsi. Come forno viene utilizzato anche il vecchio sgabello con una coperta o tante altre cose, ecco, che comunque vengono utilizzate come oggetti di fortuna, si utilizzano al momento, non li abbiamo e quindi ci adattiamo a quello che passa il carcere. Ecco. Abbiamo materiale diverso rispetto a un carcere di massima sicurezza, non abbiamo vino, non abbiamo birra, non abbiamo il galbanino, non abbiamo tante cose che altri ragazzi del carcere di Spoleto avevano, però anche noi ci siamo adattati a quello che avevamo. Stamattina abbiamo iniziato
mettere in pratica tre ricette di questo libro, e sono delle lasagne. Abbiamo preparato un agnello, lì è scritto in salsa al limone, ma è una fricassea con dei cavolfiori alle olive, e un cannolo siciliano. Abbiamo seguito alla lettera gli ingredienti, ma la lavorazione abbiamo usato chiaramente le attrezzature più moderne e più consone all'uso, visto che i ragazzi avrebbero avuto difficoltà nell'eseguire la ricetta. E niente, è stata un'esperienza molto molto positiva anche per i nostri ragazzi, perché sono riusciti a vedere che si riesce a fare molto anche con poco. Sono professoressa Ortolani Maria Rita, vicepreside dell'Istituto Alberghiero Santa Marta Branca. È da vari anni che il nostro istituto partecipa a progetti di cibo e legalità, quindi per far capire la legalità, non solo con conferenze così astratte ai ragazzi, ma mediante anche degli incontri con persone proprio che hanno avuto degli incontri, delle testimonianze importanti per la legalità, in maniera tale che con queste esperienze dirette, come può essere questo il caso di quest'anno, di questo libro con le ricette create in massima sicurezza, e i ragazzi gli rimanga qualcosa di più rispetto a delle presentazioni astratte. Sono professoressa Silvana Giacchè, lavoro da tanti anni all'Istituto Alberghiero e da parecchi anni pensiamo a fare progetti che riguardano la legalità e nello specifico cibo di legalità. Quest'anno con il progetto Cucinare in massima sicurezza iniziamo appunto una serie di incontri e di testimonianze. Per quanto riguarda cibo e legalità e quindi cucinare in massima sicurezza, i ragazzi hanno potuto apprendere come il cibo che loro manipolano, perché chiaramente lavorano appunto in un istituto alberghiero, sia in realtà un alto momento di cultura e di dignità per l'uomo, perché l'uomo è proprio attraverso il cibo che è riuscito anche a distinguersi proprio da tutti gli altri esseri viventi, creando appunto cultura. E il cibo in massima sicurezza significa che appunto in un momento in cui le persone a volte si trovano in difficoltà e quindi commettono una colpa e devono scontare questa pena, ecco, queste persone devono rimanere, come dire, appunto dignitose, e cercano molto spesso nel mangiare, nella cultura del mangiare, nell'arte del mangiare e del condividere il cibo, riescono quindi a trovare anche la loro libertà spirituale. Ecco, io ci tengo molto e i ragazzi credo abbiano colto questo passaggio.